Ma secondo lei, quando utilizziamo un servizio gratuito, siamo sicuri che non stiamo pagando con i nostri dati a volte? C'è diffidenza verso l'app Immuni, l'applicazione smartphone per il tracciamento dei contagi. Da inizio giugno sarà sperimentata in 3 regioni, Puglia, Liguria e nel nostro Abruzzo. La polemica riguarda la privacy, innanzitutto perché il sistema di tracciamento è realizzato da Apple e Google e la versione italiana dell'app è a cura di Bending Spoons. Non credo che società come Apple e Google abbiano bisogno di particolari app terze, come nel caso di Muni o di altre applicazioni, per poter effettuare, se loro desiderano, un tracciamento di quelle che sono le nostre informazioni. Nel senso che siamo già in un grande contenitore che è appunto sviluppato da quelle due stesse società che hanno rilasciato le funzionalità di quel tracciamento per quanto riguarda nell'ambito di Muni. Insomma, non occorre di certo Immuni per dare in pasto ad aziende e governi dati a cui potrebbero già accedere facilmente. Tra progresso tecnologico e tutela della privacy, infatti, il discorso si infittisce. I telefonini, ad esempio, già rappresentano una piccola spia che teniamo in tasca, un mezzo dalle grandi potenzialità, ma che dovremmo imparare ad usare con coscienza. È qui che bisogna costruire in realtà un percorso importante, non solo tecnologico, ma soprattutto culturale, di quelli che è, di quella che è una cultura della riservatezza dei dati. Perché le tecnologie non sono fini a se stesse, ma dipende dall'utilizzo che se ne fa. Faccio un esempio banale. Quante volte installiamo delle app che ad esempio ci danno una funzionalità di torcia senza dare peso a quale informazioni accedono sul nostro cellulare? Fino a poco tempo fa vi erano delle app che chiedevano l'accesso ai contatti per accendere una torcia, ma perché? Noi probabilmente le installiamo per la velocità e la necessità di utilizzare quel servizio, ma senza leggere appunto a quali dati si fa accesso. Allora, già lì una cultura permette di fare un primissimo filtro, perché alla fine il filtro più importante siamo noi nel capire cosa utilizzare o cosa no. Quello che mettiamo su internet non viene mai cancellato, non è possibile cancellarlo. Però lo sai quale potrebbe essere una proposta che se ne parla tanto e non si riesce mai? Quella di inserire nelle scuole, di reinserire, secondo un'ottica digitale, l'educazione civica che divenne un'educazione civica digitale. Per quanto riguarda Immuni, però, i dati dovrebbero essere raccolti in forma anonima e l'app non ricorrerà alla geolocalizzazione. Per questo il garante per la privacy, Antonello Soro, ha dato il via libera alla sperimentazione. Io la installo, sono sincero. La installo perché dal comportamento che ho visto nel codice vengono trasferiti i dati che sono quelli che sono stati fin d'ora dichiarati. Ovviamente, permettetemi, aspettiamo l'ultima versione che sia quella ufficiale che sia rilasciata e quindi, ma assolutamente la installerò.